Bella, ciao a tutti raga, scusate il ritardo ma ho avuto giusto qualche problema con lo streaming. Per cui ho risolto, tra l'altro mi spiace aver avuto un problema con lo streaming. Perché tra l'altro devo andarmene prima che è il compleanno della Giulia, per cui... Buonasera Ale, come va? Passo 5 minuti perché domani ho un casino di roba da fare, poi dopo posso rimanere. Buona, è bella zio. Sei abbonato a Twitch Prime, bella, bella, bella. Bella, tra l'altro raga sono state abilitate... le emote nuove, per cui approfittatene un sacco. Ma proprio con il green screen? No, 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 il green screen è voluto. Adoro mettere le magliette verdi, così si vede sotto, è bellissimo. Oh, raga, mi diverto così, che ci posso fare? Allora, esce mercoledì o Spider-Lock? No, non esce mercoledì. Mercoledì facciamo uscire il mazzo di Tord e ancora altri, insomma. Vediamo, vediamo, vediamo. Allora, Henry Mewtwo lo cambiamo. No, Metal Mewtwo cambiamo. Ah, Metal Mewtwo lo buttiamo proprio. Un fezzantista simpatico, pensate, ho beccato anche quello. Cioè, raga, cioè, il mio torneo... Dov'è Mewtwo? Il mio torneo è stato Psyduck, Whimsicott, un fezzant, Caturday, Spiritomb... Cioè praticamente ho beccato un mazzo di meta in 2 giorni, assurdo. Never Lucky, Licky Licky, Licky Licky. No. Ho ripreso a collezionare guardando i tuoi video perché mi ricordo quando giocavo la picco con i set base prima allenatori. Bella zio, fa piacere. Licky Licky, yeah, Licky Licky. I mean, Pedro, Try to be me for a second. I'm 3-1-1, okay? I'm still running for the top, but no. I faced Quagsire, Psyduck, Caturday, and Licky Licky. 4 in a row. Hai provato il Ductrio allora PG8? No. Troppi reset stamp in giro. Perché dovrei? Troppi reset stamp in giro. Per quello te l'ho detto quanti problemi hai tirato. Abbastanza. Sai il lock quando esce? Non a breve. Fai un video con il mazzo di Grimaldi? No, è un Grinzard alla fine. Non è niente di nuovo. Mazzo visto e rivisto. Vogliamo per il Flint e il Lickitung o le Psyduck? Deden. Chi ha vinto? Ha vinto Tord Reclev, un mostro tra l'altro usando questo mazzo, per cui onore assolutamente, tanto di cappello a lui. A cosa serve Lugia nel Grinzard? È molto situazionale come carta, ma saltuariamente lo si può usare in molte situazioni. Hai mai visto il video di Yellow Swallow? Fa tutti i deck for fun che divertono anche di meta. Sì, non apprezzo, non sono un estimatore di Yellow Swallow, per cui no. Come si è giocato Colonia? Ho giocato il mio Italian Spider Lock, non è andata come speravo, più che altro gli abbinamenti non sono andati esattamente quelli che speravo, per cui andrà meglio la prossima volta. Bella zio, tutto bene, sì, mi spiace tra l'altro oggi live a rito abbreviato, nel senso che tra un'ora purtroppo devo scappare perché è il compleanno della Giulia e voglio festeggiarla come si deve. Custom Catcher. No. Secondo
Secondo te qual è il deck più forte di meta adesso oltre a quello di Tord? Beh, direi quello di Tord. Direi quello di Tord. Ha appena vinto un regionale da 700 e passa persone, per cui come si può non pensare di definirlo il mazzo più forte, no? Anziché importare Spire Lock ai prossimi tornei, basta così. Ah, sicuramente a quelli italiani no. Un meta troppo vario per pensare di poterlo portare. A Parigi ci sto pensando. Lo testerò ancora un mesetto e vediamo se sarà il caso o meno di portarlo a Parigi. Scusate, qual è il mazzo più forte in meta? Beh, ha appena vinto un Mewtwo, sia in America che in Europa. Per cui non è possibile non pensare che sia Mewtwo il mazzo più forte in momento in meta. Prossimo video su che mazzo? Il prossimo video sarà dedicato apposta a questo mazzo, a questo Mewtwo di Tord che ha rivoluzionato completamente il tutto ancora una volta. È incredibile, ne parlavo l'altro giorno con i ragazzi di Colonia. È incredibile davvero, è riuscito ancora una volta a cambiare tutto, per cui... L'avversario uno scambio dietro l'altro, è riuscito a farmi fuori il Dead End. Vediamo se riesco a trovare qualcosa o meno. Reset Stamp. Quando esce lo Spire Lock, non a breve. Poi prendendone una, Granite Thor ha cacciato due mazzi geniali. Thunderous Assault da 10. Poi raga, poi uno si chiede perché non gioco anche io i mazzi di meta, no? Sono appena arrivato a chiederti qual è il win condition di questo mazzo. Fare premi. Win condition, hai un Mewtwo che ti permette di copiare tutti gli altri GX, per cui... Quindi ti vai su Mewtwo come attaccante e basta. Sì, certo. È difficile trovare al momento un attaccante più versatile di questo Mewtwo. Certo, in questo momento è davvero complicato apprezzarne la forza, visto che una Power Plant mischiata al fatto che non ho pescato niente è bastata per devastarmi. Però Pedro, che mazzo ha portato a Colonia? Pedro ha portato un Picacrom che giocava un Electros di Tech. Insomma, quello. Also no draw support, no judge, just bill. In streaming in 1 hour, don't miss it. True. Raga, io tra un'ora, quindi alle 9, vado per festeggiare il compleanno della Giulia. Passate tutti sullo streaming di Pedro, a.k.a. Sininci18, che vi farà vedere il suo Picacrom. Il suo Picacrom con l'Electros.
Comunque trovate tutte le liste sul sito limitlesstcg.com. Pedro, can you understand now why I usually play my deck? Look at this. How can I play? How can I suppose? Look at this! Look at this! Potrei mai un mazzo con Pikachu con Mewtwo, insomma un mazzo che non sia un contro. Non lo so, Max, guarda, cioè, ogni volta che testo mazzi non contro online, di solito finisce così. Sono fermo da 6 turni, non sto facendo nulla. Di solito finisce così, per cui non è che io faccia solitamente i salti di gioia a portare qualcosa di diverso da quello che gioco di solito. Cioè immaginatevi un torneo in cui va così. Which leaky leaky you lost? I'm in car market, there are two differences. Nah, come on, there's just one leaky leaky that can actually fuck to be used. It's the 90 damage and discard a lot of stuff. Il Mac di Alola è andato fuori rotazione, no. Cioè il Mac di Alola, quello che fai, che prendi i poteri, dici, sì, quello sì. Oh, prima partita è andata meravigliosamente. Mi tagliamo in top 8. Sì, Enrico Grimaldi della Lega di Bologna. Con Grinzard. Gli altri italiani si sono preparati assieme, visto che un paio hanno portato lo stesso mazzo. Sì, assolutamente, entrambi, e quindi parlo di Simone Canziani e Enrico Grimaldi, fanno parte della KTG, quindi la Caputolo Gang, e entrambi suppongo si siano preparati insieme, visto che hanno portato lo stesso mazzo. Vuoi andare per primo? Sì, per favore. Tre stadio in gioco. Ok. Pesco due. Saremo contro un Blacephalon probabilmente. Eccolo lì. Ma sai che in realtà Baby Blastefano è un po' che sta iniziando a girare. Non esattamente a prendere piede, ma almeno a girare. Ah, puh. Una. Due. Tra l'altro in questo torneo si sono visti davvero la qualunque, cioè c'era davvero qualunque tipo di mazzo. Ditene uno, c'era, ok? Era effettivamente qualcosa che potevamo pensare di vedere. Nah, mi ha cambiato la stadio, che stronzo. Non ha granché in mano l'amico.
Vediamo, communication, metto via uno e prendo un ninchiado. Cherish Ball, vado a prendere un altro de Denne. Anche Mazzilotta, sì, anche Mazzilotta. C'era in particolare un... C'è in particolare un Machamp che è arrivato al Day 2 in maniera molto 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 interessante. Turbo Strike, ti è mai capitato di andare a un torneo con un mazzo con carte fuori rotazione perché ti sei sbagliato? No. Decisamente no. Ovviamente la prima di mazzi semi-troll li ho beccati tutti, tutti li ho beccati. Tutti. Cioè l'unico mazzo di meta che ho beccato era Malama, ma ne ho beccati 4. Da Blastafe, un mazzaccio. No, Nuzzle March no. Neanche no, Blastefalon sì. Blastefalon sì, c'era. Eccolo qua. Quattordicesimo, Brent Kuzmans. Ecco qua la lista del Blastefalon, raga. Top 16 ha fatto sto Blastefalon. Tra l'altro ha fatto un post su Virbank in cui ha detto: ecco, finalmente posso svelarvi quello che è il migliore mazzo informato. Ecco a voi questo fantastico bla bla bla. Insomma, se l'ha tirato abbastanza. No, non c'è uno Chandelure. Ci mostro Spiderlock il Ciacicio. No, non ancora. Caspita, partenza di doppio Shedinja, non male. Hai incontrato lo Slowduck? Sì, sì, ho incontrato Slowduck, Licky Licky, Caturday, Unfenzant, cioè Whimsicott, qualunque tipo di mazzo non di meta che poteva esserci nel torneo l'ho praticamente beccato io. Com'è andata contro Slowdark? Non potevo vincere. Lui gioca l'Usamiete Telazza, io non potevo mai vincere. Sono quelle due carte che soltanto un mazzo come Slowdark poteva pensare di giocare. Tutti i mazzi comuni. Sì, 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 esatto, esatto. Proprio questo che mi ha colpito. Proprio i mazzi comuni. Si vede che come te la gente si è stufata del solito pico con Orecizard. Probabile, assolutamente probabile. C'è da dire però che alla fine comunque che è arrivato in top sono i Orecizard e i Pikachu, per cui... Non mi sembra che ci sia il Blastoise di oggi. No, in effetti non sono state le mie migliori partite. Tutti i mazzi che per te non sono mai si sono vendicati. Sì, però si sono vendicati tutti contro di me, non potevamo vendicarsi contro qualcun altro. Vediamo un po'. De Denne, buttiamo via due fantastici Shedinja. Oh. Apu, una.
Stiamo giocando di questi. E buono. Ma il Darkwax? Ciao Marco, il Darkwax non ha senso adesso. Usciranno però un paio di carte con il nuovo set che lo renderanno probabilmente giocabile. Quanta colonia? Guarda, che mazzi si sono visti? Io ho visto tutti i mazzi che non hanno senso di esistere, li ho trovati tutti io. In compenso, invece, tutti gli altri hanno fatto top. Io ho montato il ghiaccio, ma la prima cosa che ho fatto dopo aver testato è dare via il ghiaccio e buttarlo all'aria. Direi onesto, direi assolutamente onesto. Che pensi dei mazzi Ram Parados? Non so, non l'ho visto granché da vicino. Non è mai stato granché. Quanto costa buildare un mazzo? Saranno 4 mesi di giochicchio. Anche solo scambiare tra i Deden servono 90 packs. Sì, i Deden sono le carte costose al momento. Che pensi a una versione di PG8? Qual è la nuova versione? Se parli del mazzo di Sander, cambiano tipo 5 carte da una versione normale. Ma giochi con gli iscritti? Sì, se qualcuno vuole fare una partita, assolutamente sì. La prossima espansione esce in ottobre o novembre? Esce l'1 novembre, il 2 novembre, insomma, in quella data là. Anche le carte fisiche, sì, per forza, tutti i tornei si fanno con le carte fisiche, non potrei giocare ai tornei in caso contrario. Poi ti sfido col Duke con 60 PS. No, Ciccio, ti prego, Duke con 60 PS, no. No, dai, ti prego. Sì, ecco, come lo vedi in questo momento il Malamar? Il Malamar non è cambiato rispetto a prima, nel senso, non. Fanno uno con lo Spider Lock? No, non lo gioco in streaming per il momento. Cioè, Malamar non è migliorato. E lo dimostra il fatto che l'unico Malamar che è riuscito a fare top 8 non sa bene neanche lui un po' come ci è arrivato là. Il Malamar è un mazzo forte e non vince mai. Purtroppo sì. Vediamo un po'. Welder. 5, 10, 15, 20, ne servono altre due se lo chiama davanti. Ciao Jack, vero zio? Ok, allora io aspettavo questo GX. Spero come ti è sembrato. Non ho nulla da rimproverare al mazzo. Il mazzo è andato bene. Ha fatto esattamente quello che doveva. Non ha mai briccato. Sapevo prima o poi sarebbe usato le energie che tolgono la debolezza. GG per Todd. GG per Todd davvero. Vediamo cosa posso scartare. Ah, io devo sicuramente fare capo davanti. Questo fa 140. Scarto questo, va. Se solito il suo risultato finora? No, decisamente no, non mi sta andando particolarmente bene.
Reset Stamp. Però vabbè, la stagione è appena iniziata, per cui non ho ancora. Cioè, non sono particolarmente preoccupato. È ancora lungo, siamo a settembre ancora. Vediamo un po'. Allora, posso fare 5, 10, 15, 20. Perché con il GX posso anche fare KO, Ditto ed Eden. Sono 200 danni. Però lasciare questo davanti non mi fa impazzire come mossa. Cinque, dieci, quindici, venti. Sono un po' ovvio, ma perché lo Schillinger gioca poi a Lissandra? Lissandra la gioca per Gardevoir, per evitare che cioè per evitare che gli metta giù il charm e quindi che non possa più attaccare. Hai visto qualcosa nuova espansione? No, non li guardo mai di solito. Cioè, gli ho fatto reset stamp da 3, ha trovato welder e due energie. Non sei male, amico mio. Sto giro quanti punti siamo per accedere al day 2 del Mondiale Londra? Non lo sappiamo, ancora. Cioè, per sapere quanti ne arriveranno al day 2 è presto ancora. Devo ristampare la cellula e Guts, ma no, nessuno delle due. Non capisco perché è uscito di tutto netto, poteva tranquillamente uscire di girarci. Cioè, pensava di attaccare. Ah, certo, perché in tre carte ha pescato ovviamente lo switch. Vabbè. Secondo me nei Junior Coin ha vinto un italiano. Sì, esatto, non lo conosco, però sì. Com'è stato un Fezzant? Guarda, lo giocava un signore. Come è messo questa energia? 9, 10, 11, 12. Allora, se prende Dedenne, io non lo attacco. Perché significa che ho altri turni. Ho tre energie in mano, posso tutte assegnarle davanti. Se arrivo a fare il GX di Espeon, sono a posto. Sì, ha preso il Deden. È venuto anche Papasala a Colonia. Sì, è venuto. Non è andata decisamente bene. Lui ha finito i Welder. Per cui non c'è modo che lui mi possa mettere capo a questo turno. Ma il Mewtwo Water con Palkia, Magi Whirl, Grey Ninja, come ti sembra? Si chiama come Baby Blastoise? No, 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 no. Welder rimane ancora il miglior metodo di assegnazione di energia al momento. Ha trovato la stadio. Che cos'è? Una volta al tuo turno puoi assegnare 5 giri alla tua pila di scarti ai tuoi Pokémon. Se lo fai, metti capo a questo Pokémon. Non ci posso credere. Non ci posso credere. LOL.
LOL. Sto giro una mori famica popi? Davvero, davvero. Vabbè, dai, oggettivamente quanti di voi si aspettavano un Electrode GX lì dentro? Senza senso. Beh, Jack, bella zio. Ma se dico che c'è una nuova trainer che assegna trainer al G quando le prime 7 carte al mazzo, è così. Una supporter, sì, il nuovo N mi sembra. Date un pezzo d'Ucraina a quell'uomo. Bimien, se per caso fuso al Beast Box. Eh? Cosa vuoi dirmi? Cosa vuol dire Bimien se è fuso al Beast Box? Bella, è già montato anch'io Mutord, è un bel fucile sto mazzo. Ci ho messo un giratino a baby al posto del secondo sul galeo. Ma lui il secondo sul galeo è davvero troppo importante in questo mazzo. Lo usa sempre. È il suo metodo di assegnazione di energie. Primo, secondo turno, va già con quello. Se nei premi tiri giù le bestemmie. No, basta Baby Blasephron, dai, basta. Ho provato il Beast Box e consuma un casino. Cos'è che consuma un casino? Se si mangia tanto. Era anche per fronteggiare Girafarig. In che senso? In che modo? No, questa me la devi spiegare. Che Bimien gioca il Batswall, il Naga GX è feromoso e poi gioca anche le Psico. Ma quello è il Chest Box, è un mazzo diverso, non è un Bimien. Magari avranno messo dentro un Bimien a caso. Peccato che stava già a 30 boost il suo galeo, si gioca in 2 per. Ciao, ciao, Valens, bella zio. Non voglio scartarlo sto shedingio, onestamente. Aspetto un turno, tanto non mi cambia nulla. Più o meno perché girandomi sempre male le carte, l'ho pescato un Naga nel GX tipo 7 carte a turno. Cioè, come fai a pescare 7 carte? Come fai a pescare con Naga della in un Mewtwo, scusa? Hai il Greninja per attaccare il Keldeo? Sì, esatto, la strategia è quella. Sei visto qualche Grass Box? No, non si giocano a Grass Box, troppa roba di fuoco. Perché Shedinja? Shedinja per fare in modo che quando ti mettono KO Mewtwo prendano 2 premi invece di 3. Come ti è sembrato lo Spiritomb di Colonia? Guarda, non l'ho testato, perché non saprei dirti onestamente. Sicuro che sia così necessario lo Shedinja? Allora, non lo so, nel senso il mazzo non è mio, l'ha fatto Tord, io lo sto semplicemente provando. È sicuramente figo.
Dunque. Va bene così. Ho visto il Reshiram che uscirà. Puoi fare un 2,70 tranquillamente. Sì, assolutamente. Reshiram Zekrom lo somio Mewtwo e Mew o è Naga, Adele? Se io trovo il Grinza un dito in culo. No, è esattamente così. Perché vogliono rendere quel finto drago di Charizard così forte? Hanno rotto sinceramente quelle cose con fuoco. Abbiamo visto le uscite dei tag team, ho subito preso degli Shedinja pensando di essere velocità giocatissimi per limitare i premi e concedi. Perché il primo puntaccio di successo è stato Cox, non te? Non lo so, è un genio, assolutamente, nulla da dire. Mi fa il GX, ok. In Giappone giocano a 3 per Reshiram e 4 per Mitiga assieme a doppia base, vero anche che hanno loro quanto speciale, sì. Datemi conto anche di quello, Dunque, vediamo un po'. Giappone ha anche un amuleto che fa la stessa cosa di Shedinja. Sì, arriverà. Cosa fa il Greninja? Il Greninja permette di attaccare Keldeo, che è praticamente l'unico motivo per cui è nel mazzo. Se sono triste e pare si va il GX e fa come vecchio utile e non esca in espansione di novembre. Certo che c'è in espansione di novembre, perché dici no? Quanto può essere efficace contro un Quagnaga questo Mewtwo? Ma adesso lo scopriamo. Dieci primi per energia assegnata a tutti i miei Pokémon. Qui sono 2 cose, 70 danni. Vabbè. Ma il Pikachrome di Pedro cos'ha di speciale su Electros? Sì. Di speciale ha esattamente l'Electros. Vediamo un po'. Apu. Dunque, gioco una Cherish. Prendo un Mewtwo.
Io già ne ho qua una. Scarto una Giant Art e prendo una fuoco. Non ci sono energie negli scarti. No, mi piace il Quexer, non mi piace per niente. Ci possiamo scegliere il mana per il Giratina. Boh. Nel Quexer ci potrebbero stare due cappucci per i Ninetales. No, non servono assolutamente. Però secondo me è abbastanza sculato, vero Ale? È molto sculato, Pedro. Pedro is full of luck. Damn lucky boy. Always lucky. Dunque, partenza di Giratina. Parte il mio avversario. Poi il mio avversario parte anche bene, vedo. Dunque, Stellar Wish. Ma non sono particolarmente interessato a... Questo mazzo ha una buona iniziale, buona se morta. Vabbè, molto male allora. No? Dario, why you didn't come? Dario! Dario, explain, please explain. Judge, sì, certo, questo è un pika judge. Hai due de... Bella zio. Il Blast GX è sempre uguale, sì. Dunque, Thunder Mountain, Stellar Wish. Un custom catcher a caso. Vediamo un modo per ritirare, va. Try not to follow suit. Don't let the color.
Full Blitz. Fabasano ha fatto meglio di te. No, penso che abbiamo fatto schifo uguale. Sono quasi sicuro che abbiamo fatto schifo uguale, sai. Tra l'altro, raga, vi annuncio che noi al momento siamo al 30 settembre, giusto? Una cosa del genere. Ebbene, a partire dal 2 novembre, fatemi controllare il calendario. Ottobre. No. A partire dal lunedì 4 novembre, ok? Aspettatevi un canale completamente nuovo. Aspettatevi un canale completamente nuovo con una nuova grafica completamente rinnovata. A breve farò anche l'evento di Caldown in cui inaugureremo il tutto. Una grafica completamente nuova, un insomma, tante belle cose. Fratello, com'è andato? È andato male pure lui, sono andati tutti male. Un disastro sto torneo. Vabbè, questo è culo. Ho beccato un doppio custom catch. Metterai Macaglia una nuova grafica? Ovviamente no. Macaglia, ma perché dovrei mettere Macaglia? Che stai dicendo, Dario, lì? Hope that I stand on the server room. What? What are you talking about? Non hai risposto alla mia offerta di WhatsApp. A offerta, addirittura. Dov'è? Dario... Ho preso questo all'andata. Facciamo follia e andiamo a Roma in notturna dopo la cap. No, zio, non hai capito. Io da Torino devo tornare indietro. Cioè, io al massimo alle 6:30 me ne devo andare da Torino perché ho il compleanno della Giulia la sera. Per cui proprio no. Hai visto il Battle di Ultra Necroz? Ma sì, ho visto, arriveranno dei succosissimi giraci praticamente a gratis. Molto bene. Cioè, beh, a gratis no, però sicuramente scenderà il prezzo. Jack, adesso ti scrivo. Adesso ti scrivo, vai tranquillo che dobbiamo organizzarci bene. La maglietta tolta dal green screen. Ho solo un DDN, potrei giocare lo stesso il Mutor con i giraci? No, assolutamente no, servono 4 DDN. Qui no Roma, no, io sì Roma, assolutamente, ma non lì. Cioè parto finito, parto la mattina. No, Dario, non hai capito, io a Roma ci vado, semplicemente non viaggio in notturna. Tanto col Freccia Rossa sono lì in quanto, un'ora e mezza, due ore tipo. Parto la mattina e buona. Cosa sto giocando? Tesoro, mi stai giocando contro il Mewtwo in casa. Vabbè.
Vediamo, Dario, ti avevo detto che devo sentire che cosa, come si organizza mia madre in merito. Non sono tre con freccia rossa, io prego appena ogni tanto per spostarmi. Non lo so, onestamente non ne ho idea. Hai saputo che Corona si è pesato uno come Sean Macham? Sì, Mark Lutz. Genio. Il video di oggi in basso ti ho visto un po' carente di energia, poi metterlo un po' di più. Guarda, dovrei più che altro smettere di fare il video alle 2 di notte. Quello sarebbe sicuramente un fattore che aiuta. Come vedi quel deck? Non lo so, onestamente non lo so. Direi che lo testiamo e vediamo. Cosa pensi del Mewtwo? Il Mewtwo è una genialata, assolutamente. In pratica punta a fare 120 al T1. Sì, sempre 120 al T1 e se puoi carichi qualcuno dietro. Nel mio caso non l'ho mancato, però la strategia è bene o male quella. Ah, ok. Non lo so, onestamente. Dovrei rileggere l'attacco del Machamp. Se uno dei tuoi Pokémon è stato messo KO da un danno dell'avversario durante l'ultimo turno, per cui no, anche se ti ammassi Miss Magius non conta, per cui è difficile dover scappare il 120. Giant Art, scarto uno switch. Sì, esatto, Fede, serve esattamente a quello lo Shedinja, molto forte. Dunque, mi serve la psico per fare quello. Psico che ovviamente non ho. Boh. Con il Machado scompaiano incominciare a usare le Gigigas. Non si possono usare né Mashao né Regigigas, tesoro. Perché c'è energia acqua nel mazzo? Per poter usare l'attacco di Greninja del Detective Pikachu. Dunque, scarto un Dedenne, pesco due.
Metto giù Mewtwo. Deden, sì. Molto bene. Che mano interessante che ho pescato. Interessante proprio. Ma Gardevoir GX è rotato. Yes. Quando scompariranno nel meta. No, non hai capito Zoro. Regigigas è rotato, non si può proprio più giocare. Così come anche Marshadow non si può più giocare. Sono proprio rotati, sono fuori, non si possono più giocare. Allora, avversario, non so se sei in questa live o meno, se mi stai ascoltando, ma hai messo insieme tante carte che non c'entrano assolutamente nulla l'una con l'altra, per cui ti consiglio di riguardare un attimino il mazzo e magari avvicinarlo più che altro o a un Mewtwo o a un Malamar, perché per quello che sto vedendo è praticamente una via di mezzo tra i due. Se avevo 6 fuoco per fare l'attacco, ne avevo idea. Vabbè. Sì, ho scattato il Cesa sbagliato. Ero convinto che si potesse fare l'attacco anche con le energie che avevo. Invece no. Bella giallo, mi fa piacere. Attacco di Greninja. Attacco di Greninja dice 130 e passa sopra qualunque degli effetti dell'avversario. Questo significa che può bypassare anche il potere di Keldeo. Vediamo 120. Io come esco da questa situazione? Con le psico nel mazzo che non trovo. Altrimenti. Ma qua non c'è niente che mi aiuta. Ho finito i Deden. Mamma mia. Ritiro, mando davanti Deden. Se volessi costruirmi il Garchomp adesso converrebbe. No. Ma il Garchomp proprio non conviene proprio in generale. Il Mach è carino, il Mach è sicuramente carino. C'è già il GX di Cesar per passare Keldeo. Sì, certo, uno. Poi? Lo fa il GX di Charizard. GX di Charizard dice 300 danni e passa tutti gli effetti. No, Greninja non è nel mazzo.
Lo so che ho perso, ma in realtà no. Allora, non è assolutamente perso. La partita ce la stiamo giocando assolutamente. Il discorso è che hai un mazzo che onestamente è fatto molto male. Cioè, hai proprio carte a caso messe insieme. Cioè, Mars, Great Potion, Necrozma. Cioè, se vuoi pensare a un Mewtwo con il motore Malamar, può essere sicuramente qualcosa di interessante, ma deve essere necessariamente sfruttato meglio di così. Il deck di Ultra Necrozma deve uscire questa settimana. Spider Lock no, non lo mostro ancora. Ho missato la carta. Ingo e Emmet. Non sto capendo molte cose. Tesoro mio, perché hai fatto il GX di Latios? Perché hai fatto il GX di Latios? Crashing Hammer. Why are you wearing a green shirt with a green screen? Because it's so funny. I like how it look. Don't you? I really like it. Ok, allora ragazzi, sono le 9 e dal rumore della porta che si apre deduco che io debba andare, giusto? Sì, è Jet che devo andare. Niente, allora, ragazzi miei belli. La versione di Brando, questa secondo te, permettici una cosa, non te rinunciare. Su limitlesstcg.com trovate la versione di tutte le liste aggiornate. I like how you look, but Nico is always so mean. Yeah, don't listen to Nico, just every time Nico says something, just give him a huge hug, he loves the hug. Raga, allora, domani esce il riassunto di questa live, sebbene sia stata straordinariamente breve, grazie comunque della compagnia. Mercoledì continuiamo con la seduta di test, uscirà il video dedicato al Mewtord, lo chiamerò così perché mi piace il nome Mewtord, per cui cosa posso dire? Niente, vi ricordo, a partire dal 4 novembre mettiamoci proprio il segnalibro, 4 novembre cambiamo completamente il canale. E adesso raga, tutti a guardare lo streaming di Sininci18, quindi il buon Pedro Torres, che sul suo canale continua lo stream. Per cui Pedro, in bocca al lupo. Ragazzi, ciao a tutti, grazie alla compagnia, ci vediamo presto.